Ciao a tutti, io sono Ale e sono tornato, o meglio tornato con l'asterisco in un nuovo video. Allora, sì, oggi ho il faretto spento, il softbox spento perché ho abbastanza male agli occhi, quindi gli ultimi due video saranno abbastanza scuri, ecco, e ci sarà un po' di luce naturale, insomma. Quindi perdonate l'illuminazione, insomma, non sparaflesciosa. Come avrete benissimo letto dal titolo, oggi volevo parlare del nome anagrafico. Il mio nome anagrafico, nome all'anagrafe. Preciso una cosa, questo è un video, insomma ho 5.000 iscritti, non 200, e sono contento che siete così tanti, in così tanti. Quello che voglio dire io è un messaggio alle persone che conoscono una persona transessuale, transgender, non binary, M2F, F2M, agender, quello che è, ok? Persone che hanno scelto, hanno avuto bisogno di avere un nome differente da quello che hanno ricevuto all'anagrafe. Parlo delle persone che stanno accanto a queste persone qui, ok? Vorrei iniziare con una frase che a molte persone sembrerà scontata perché quante volte me l'avete sentito dire, quante volte me l'avete visto scrivere sui social network, non chiedete il nome anagrafico a una persona che o fa un percorso, o comunque ha scelto di cambiare il nome per una questione di sforia, di dolore, di esigenza. Non chiedetegli il nome anagrafico, non chiedetele il nome anagrafico perché è una mancanza di rispetto. Mi hanno chiesto spesso: ma perché? Perché? È una mancanza di rispetto perché se questa persona ha scelto di cambiarlo, significa che probabilmente o quello prima non gli piaceva o non faceva per sé, o forse era maschile piuttosto che femminile, o femminile piuttosto che maschile. Ci sarà una motivazione. A maggior ragione se questa persona ha fatto o sta intraprendendo un cambiamento di sesso, di genere o un percorso qualsiasi, diciamo, ok? Nella mia vita ho trovato un sacco di persone che mi hanno fatto questa domanda, del tipo, me l'hanno posta in maniera, in mille maniere diverse, ma sempre quella era. Perché hai cambiato nome, ma quello prima? Ma prima come ti chiamavi? Quando eri donna, come ti chiamavi? Ah, il tuo nome quando eri piccolo? Allora, cioè veramente, gente, vi assicuro, è la cosa più che altro voi ci fate la figura di merda, ve lo posso dire. Voi fate la figura di merda, non noi perché magari pensate di mettere le persone a disagio. Non le mettete a disagio perché una persona non ve lo dice. Cioè io, magari che ne so, ancora un anno fa quando c'era l'ingenuità, mi capitava di dire sì, vabbè, nel senso siamo in confidenza, te lo dico, però vedi di non chiederlo più. No, adesso può essere una qualsiasi persona che me lo può chiedere, insomma, io vi dico di no. Cioè, non ve lo dico, non sono affari vostri. E soprattutto vi faccio capire: prima non lo facevo, ora lo faccio. Faccio capire a queste persone che sono loro ad aver sbagliato, ma soprattutto sono loro a mettere in una condizione di disagio altre persone, ok? Perché mettete proprio in una condizione di disagio. C'è sempre la percentuale di persone che non si vergogna e parla, col proprio nome anagrafico, che ve lo dice. Ma se le persone ci rifiutano, ci sarà un motivo. Il punto è, voglio spiegare a queste persone quanto realmente può dare fastidio fare male, o meglio, quanto sia di principio irrispettoso per la persona. Nel senso, passate veramente per dei pezzi di merda, mettetevelo in testa. E la scusa più grande che ho sempre trovato da 5-6 anni a questa parte è: ma la mia è solo curiosità. Ah beh, sti cazzi, se la tua è curiosità, voglio dire, ammazza, cioè allora sei veramente un genio, veramente, non commento. E più che altro non è che mi fa arrabbiare questa. Mi fa arrabbiare pensarci in generale. Se penso a quante persone me l'hanno chiesto, mi fa arrabbiare. Se invece mi trovo davanti a una persona che me lo chiede, non riesco ad essere arrabbiato, riesco ad essere deluso. Nel senso, cambio totalmente percezione della persona che ho davanti. Mi cambia totalmente. Non so come spiegarlo. Cioè, nel senso, ho trovato un modo per rimediare. Se state parlando con me. O magari succede, mi è successo una volta, l'ultima volta che è successa questa cosa, mi è successo raramente di riuscire a riprendere un attimo di più non so, di fiducia nella persona con cui parlavo, perché era una persona particolare, no? Quindi comunque, bene o male, mi è successo di riuscire a passarci sopra, ma non ci passerò mai sopra, nel senso non mi dimenticherò mai delle persone che me l'hanno chiesto. Perché penso che l'unica mia davvero barriera, l'unico muro più grosso che ho era proprio quello del mio nome anagrafico. Cioè non riesco a passarci sopra. È una cosa più grande di me. E non è che se voi mi gridate per strada il nome anagrafico io mi giro o mi metto a piangere, anche perché dall'inizio del testosterone, parentesi, non riesco più a piangere, il che non è bello. Anzi, non lo è, ma non riesco davvero più a piangere. Quindi se cercate di ferirmi,
Mi è successo anche quando è stato il primo anno in cui ho fatto coming out, che la gente su Ask, sui social, si ostinasse a scrivere il mio nome anagrafico, no? Come messaggio anonimo, come tante cose, insomma, puttanate varie. Però, cioè, lì ci stavo parecchio, ci stavo male un pochino. Adesso fa ridere, nel senso, non riesco a passarci sopra per un fatto mio personale, non per voi. Cioè, voi mi fate ridere se vi parlate con l'omanagrafico, anche perché non vi considero, quindi vedete voi. Ma appunto, in verità il fulcro del video era proprio il fatto di parlare a cuore aperto con queste persone e spiegare che veramente ci fate la figura dei cafoni, dei cafonacci, ok? Delle persone irrispettose. Perché siamo nel 2017, non siamo nel Medioevo, quindi voglio dire, iniziate a portare un po' più di rispetto e calmate la curiosità, ok? Perché la curiosità spesso non vi porta a buoni risultati, sicuramente non con persone con un'identità di genere comunque differente. Quindi, mi raccomando, evitate al 100% questa domanda e come evitate gli stalkeraggi. Ci sono state persone così impuntate nel voler scoprire il mio nome anagrafico che purtroppo erano persone abbastanza stupide, perché comunque anche molto vicine a me. C'era gente che mi stalkerava, cercava in assoluto qualche collegamento con il mio nome. E gente, su internet non troverete nulla, quindi calmatevi. C'è gente che veramente ha fatto ricerche tipo catfish, cioè, ma che problemi avete? Ok? Pur di far stare male una persona, si prova a fare di tutto, quindi sappiate che io non mi abbasserò mai al vostro livello, di conseguenza, davvero. Chiudo la parentesi e chiedo con tutto il cuore di non fare queste cose. Fidatevi, perché le persone a cui poi chiederete, farete queste domande, perderanno la fiducia in voi. Ci sarà sempre quel pezzo di... cioè, se tu ti chiami Gianfranco, io parlo con Gianfranco, mi fa questa domanda, un grande pezzo di Gianfranco per me non esiste più, sei già nel bidone, ok? Tu sei già una figura mezza vuota. Ok, e sembra una sciocchezza, ma non lo è assolutamente, fidatevi di me. Spero di avervi abbastanza avvertiti di aver parlato con il cuore, con tutta la sincerità, insomma, in questo video. Mi raccomando, non fate queste castronate, io vi mando un beso. Mi raccomando, qui sotto nella descrizione c'è il mio Instagram, spesso faccio le live, potremmo fare le live assieme, in schermo condiviso. Seguitemi qui sotto. Al prossimo video.